Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i gamberetti, episodio 34, signori. Continua la rincorsa verso i playoff di questi nostri campioni promettenti, futuri, forse non si sa che vinceranno qualcosa, forse no, finirà una cosa terribile questa serie, però non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo. Vediamo come procede, come procede. Allora, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere il video e di parlare con i vostri genitori, con vostra nonna, condividete, create account a tutti e condividete, signori. Vi voglio qui sul canale. Poi vi ringrazio, vi ricordo di seguirmi anche sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito mi ci trovate alle 9. Più o meno, minuto più minuto, alle 21, ecco, minuto più minuto meno. E in descrizione trovate i link per le varie operazioni sul canale, ovvero le donazioni, gli abbonamenti e i canali abbonati al mio canale e i miei abbonati, i link dei canali dei miei abbonati, che se volete fare un salto su da loro mi possono fare piacere. Detto questo, signori, non cosa ultima, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Detto questo, non perdiamo altro tempo, che se è andata già mezz'ora di video solo per chiacchiere, andiamo col video. Ok, signori, allora sono arrivati gli osservatori, vediamo chi ci hanno portato. Torres, Pedro Torres, che ci ha portato dalla Russia con furore. Galerkin, non sembreresti male, ti continuiamo a osservare. Morozov, 67-84, no, signori, per quanto, ma deve avere un potenziale di 90, signori, se no non facciamo nulla. Manakov, no, inguardabile. Govorov, no, inguardabile. No, impronunciabile, impronunciabile e interessante. È impronunciabile, signori. Shenko, lo chiameremo Shenko. Questo ce lo portiamo subito a casa, signori. Porca miseria, ingaggialo subito. Shenko è tanta roba. Galerkin non mi convince tantissimo, signori. Cioè, Shenko a 15 anni valeva 400. Lo teniamo lì, Kin lo teniamo lì. Va bene, continua a seguire più da vicino. Poi abbiamo Kilpatrick, che ci porta dall'Estonia? Dove cazzo l'avevamo andata? In Estonia, forse. Allora, Sanpei, no, niente, Sanpei, niente, signori. Harma, niente, inguardabile anche Harma, anche se c'è un bel ciuffo. Reban, inguardabile. Abbiamo detto Sosar, abbiamo detto, signori, potenziali da 90. Parn, inguardabile. E Lep, inguardabile. Massimo potenziale 90, signori. Se no, prendiamo, continuiamo a prendere ciofeche. Glover dalla Svezia 72-94. Ecco, Nordsten, il nostro Arvid. Ce lo portiamo a casa, signori. 15 anni, 400, tanta roba. Norberg, inguardabile. Svensson, inguardabile. E Bork ha un potenziale di 67, 87, va, lasciamolo lì come l'altro russo. Andiamo a vedere chi ci siamo portati, signori. Uno svedese e un russo, che non sembrerebbero neanche tanto male. Uno svedese e un russo. Allora, devo solamente riuscire. Un russo, ok, Shenko, 69-93, è un CDC. È un 56 di 15 anni, tanta roba, signori. CDC no, devi subito cambiare il tuo piano di crescita. Mi devi diventare un centrocampista subito, senza se e senza ma. Piano di crescita, mi devi diventare un centrocampista centrale. Mettici tutte le settimane che vuoi, bravo. E poi vediamo cosa possiamo. Equilibrato, controllo palla, difesa, controllo difensivo. No, vai con equilibrato, almeno guadagna punti in tutto, va bene equilibrato, signori. E poi abbiamo trovato lo svedese, che è Norston, il nostro Arvid. Ok, anche lui un COC. 72-94, dribbling, difesa. Mi dai qualche informazione? Accelerazione bassa, agilità, elevazione, forza, attività, resistenza, velocità, scatto, aggressività, freddezza. Controllo palla, cross field, finalizzazione 37. Mamma mia. Mamma mia, va bene. Anche lui, piano di crescita, diventerà un bellissimo CC. CC come equilibrato. Ora te lo confermiamo. Prima andiamo a metterti un bellissimo CC. Quanto vuoi? 19 settimane. Perfetto. Crescerai bene anche tu. Quello lì l'abbiamo impostato. E poi questo lo mettiamo equilibrato. Ma mi ha cambiato, mi ha levato il CC?
Se metto equilibrato mi leva il CC. Se metto equilibrato mi leva il CC. Perfetto. Allora, prima cambia ruolo. È la stessa cosa allora anche per Shenko. L'abbiamo messo equilibrato, di conseguenza abbiamo perso il CC. Il CC. Abbiamo perso il CC. Dai così. Ok. E indietro. Allenatevi, signori. Voi siete il futuro del nostro centrocampo. Insieme a Piccola Luna. Insieme a Piccola Luna siete il futuro del nostro centrocampo. Ok, signori, allora sistemiamo un attimino la rosa per scendere in campo. Allora, io direi in porta facciamo il cambio. Gioca Spike questa volta. Clark, Lavella. Allora, Lavella lo lasciamo. Clark un turno di riposo e gioca Groves. Così facciamo crescere anche lui. Mellor fuori per Vasella. Gibson fuori per Stevens. Giardino, cambiamo tutti, signori. Kanté al centrocampo, fuori Kanon, dentro. Dov'è? Dov'è il nostro centrocampista del futuro? Dov'è il piccolo Luna? Mooney, ok. Che già si stava arrabbiando. Wilding gioca. Sullivan fuori. Facciamo giocare McGree, che comunque è un 63. Scherzaci. Scott e Stockton, no. Facciamo Lei Smith e Aladino, signori. Dai, così. Giochiamo con loro, sì, leviamo semplicemente Diagurara che è inguardabile, ci portiamo Kanon, ok, Giardino ce lo portiamo per Miura e Osongo lo leviamo per Sullivan, ok. Va bene questo, signori, ci vediamo in campo. Ok, signori, Morecambe in maglia blu scuro, Charlton Athletic in maglia rossa, quindi non facciamo confusione. Di solito noi giochiamo con la maglia rossa, questa volta vediamo di non far confusione. Allora, io ho dovuto fare, purtroppo non posso fare le formazioni. Bellissimo Wilding, va bene, recupera, Lay Smith, calma signori, che possiamo fare tutto, possiamo fare tutte. Abbiamo fatto l'unica cretinata che non dovevamo fare. Potevamo fare tutto, abbiamo fatto l'unica cretinata che non dovevamo fare, porca miseria. Dicevo, ho eliminato le formazioni predefinite. Madonna mia, mamma mia. Me lo grazia? Madonna mia. Va bene, il piccolo Luna è bello, 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 bello. Bello, bello nervoso. E ho levato le formazioni predefinite, signori, perché sennò andando a modificare quando facciamo gli allenamenti e alleniamo sempre gli stessi e non va bene questa cosa. Invece ci vuole che la formazione sia sempre movimentata, così non ci sono dei titolari fissi. Kanté, grande Kanté, se ne va Kanté. Se ne va Kanté, 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 se ne va Kanté. Cazzo, la va Kanté. Perché è concluso così questa azione? Attenzione, signore, attenzione a loro che si avvicina all'area, ma noi riusciamo subito a fermare con ogni loro possibilità. No, no, lo sapevo io che faceva la cretinata. Lo sapevo. Certo, Moon lì ammonito può semplicemente finire, grande Spike. Può semplicemente finire il primo tempo, signori. Non può finire di sicuro la partita perché io ho bisogno. Si sono dopati questi del Charlton Athletic, signori. La traversa ci salva, la traversa ci salva, signori. Bravissimo Stevens. Bravissimo Stevens. Bravissimo Stevens. Dai, 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 bravo Aladino. Bravo Aladino. Dai, Aladino, dai, Aladino, dai, Aladino, dai, Aladino, dai, Aladino, dai, Aladino. Vai in fondo, Aladino, vai in fondo, Aladino. Non c'è nessuno al centro. Guarda, guardalo, 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 guarda. Ancora, Aladino. No, non mi ha dato il personaggio. Cioè, era Aladino, era pronto. Porca paletta ambriaca, porca paletta ambriaca, che cosa brutta, che cosa brutta, che cosa brutta, non è... che cosa brutta, no. Da dove è passata sta palla, signori? Questo festeggia come Cristiano Ronaldo, ma da dove è passata sta palla? Ok, tutto da rifare, va bene. Non ci scoraggiamo, signori. Non ci scoraggiamo, siamo ancora al 28esimo, siamo ancora al 28esimo, è tutta fattibile. Bravo Kanté, vai 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 Kanté, bravissimo Kanté. Bravissimo Kanté che torna sul suo piede, Kanté! E la pareggia subito lui! Kanté, che poi fa il ballo? Alla testa a cubo. Cosa stanno facendo? Kanté trova il gol subito. Pareggio del Morecambe. Bella così, signori. Bella così. Attenzione, attenzione. Kanté è bravissimo che è andato a chiudere. Kanté è bravissimo che è andato a chiudere, ma non è riuscito a tenerlo. No, 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 no. Bravo. No, no, signori. Ma riusciamo a metterla fu È fuori gioco. Ma hanno preso il secondo palo della partita.
Guarda Ladino, guarda Ladino, guarda lì il movimento. Ancora, credici. Moon, mannaggia, ha avuto due volte la possibilità. Moon, dai, è finita, signori. È finita, arbitro. Arbitro fischia alla fine del primo tempo. Dai, dai, andiamo tutti negli spogliatoi. Con calma, un bel tel caldo per tutti. Va bene, ok. Fine primo tempo, signori. 1-1. Dobbiamo far uscire Moon subito. Attenzione allora, grandissimo Grives. Questo è fallo, però, va bene, ok. McCree, McCree, signori, noi abbiamo fatto uscire il piccolo Moon per far entrare. Mannaggia, mi ha levato il pallone. Per far entrare Wilding, se non sbaglio. Per far entrare Wilding, perché Moon lì a centrocampo mi dava troppa ansia. Non ero libero di intervenire come piace intervenire a me. E quindi meglio. Attenzione, Wilding. Guardalo, McGree. Dai, McGree, che devi crescere anche tu. Dai, McGree, dagliela di nuovo. No, è fuori gioco. Ma infatti, non doveva andarci lui. Deve andarci McGree su questo pallone. Va bene, dai. Calma. Certo, l'1-1 non è il miglior risultato del mondo. Dobbiamo iniziare a inalare punti, signori. Dobbiamo iniziare a fare delle vittorie consecutive. Dobbiamo portarci a casa dei punti importanti. Vabbè che oggi siamo fuori casa, però... Ancora la circolazione di palla. Dobbiamo... No! Madonna mia, che intervento brutto. Calma. Fermalo. Spike. Mamma mia, Spike dorme. Spike dorme, signori. Spike è particolare. Dai, ripartiamo. Attenzione, McGree. Mamma mia, McGree. Ma Sullivan è decisamente meglio. Lo zio Sully è decisamente meglio di te. Dai. Attenzione al Charlton Athletic. Mamma mia. No, vabbè, ma che portiere abbiamo, signori? Ma che portiere ci abbiamo? Ma dai, non ti puoi fare segnare così. No, si è fatto male pure Aladino. Ma stiamo scherzando? Signori, si è fatto male pure Aladino. Mi è spuntata la croce pure su Aladino. Occhio. Vasella, seguilo. No, signori, ma che ci faceva quello? Tutti a terra, sono tutti morti, tutti a terra. C'è stata una sparatoria, tutti morti, so. Porca paletta ambriaca. No, ci tostate di marmellata, di tutto, signori. Niente. È andata malissimo, signori. Perdiamo 3-1 contro il Charlton Athletic. Cantè vuole parlare, parliamo con Cantè. Dimmi Cantè, mi dispiace per non aver vinto oggi, ma volevo comunque ringraziare, mi hai fatto giocare, non è colpa tua se abbiamo perso. Non ti preoccupare, Cantè, mi anzi, hai fatto un gran gol, per essere un 55 te la spingi su quella fascia. Andiamo avanti, signori. Offerta per il trasferimento di Yan Song-ho. Questo mi piace, signori. Yan Song-ho vale 4, me ne offrono 4,60. Va bene, te l'accetto subito. Ciao Song-ho, accetta e non rompere le scatole. Giardino, questa l'avevamo rifiutata, sì. Speriamo che Song-ho accetti, così possiamo promuovere il nostro Sheva, come si chiamava in russo, non mi ricordo. Offerta per il trasferimento, ma sta arrivando tutto adesso. Io Song-ho, me l'hai già fatta sta offerta. Va bene, prossima partita contro il Burton, signori, che andremo a giocare nel prossimo video. Per questo io mi fermo qua, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.